Nome. Irene Gaglio. Gloria Creatini. Classe, La materia. quinta C cucina. Italiano e storia. Cosa hai pensato quando hanno sospeso l'attività didattica nelle scuole? Allora, inizialmente mi sono un po' preoccupata perché essendo in quinta dovendo affrontare la maturità, avevo paura che non riuscissimo comunque ad andare avanti il programma. Ho pensato che fosse una decisione giusta, visto quello che stava accadendo fuori. La didattica a distanza riesce a farti sentire meno la mancanza dei tuoi compagni di classe, dei tuoi studenti? Sicuramente sì, perché ci vediamo e anche al fine della lezione magari ci teniamo 2 o 3 minuti per noi, come facevamo in classe, ci teniamo come stiamo, cosa si fa e come, insomma, prosegue la nostra settimana. Assolutamente no, io la mancanza la sento sempre e ogni giorno, nonostante li veda dietro lo schermo. Nome. Buongiorno a tutti, io sono Cristian Marianelli. Cristina Di Miziani. Classe, materia. Frequento la quarta del corso sociosanitario a Piombino. Diritto e legislazione sanitaria. Pensi sia stata ben organizzata la didattica a distanza nella tua scuola? La didattica è stata ben organizzata, mi trovo molto bene con questi nuovi strumenti che abbiamo. Certo, moltissimo, perché nel giro di pochi giorni è stato messo su questo lavoro che ha permesso a tutti i docenti, anche quelli più restii a imparare e accostarsi alla tecnologia, di poter lavorare come se fossero stati in classe. Ti vesti normalmente per la video lezione oppure resti in pigiama? Mi vesto bene. Certo, mi vesto, mi trucco, mi do anche il profumo. Nome. Asia Giacalone. Asia con la Y perché ci tengo. Susanna Benzi. Classe, materia. Quinta B, sezione SIA, sistemi informativi aziendali. Diritto, economia. Preferisci la spiegazione in classe alla lavagna o in video lezione nella tua classe virtuale? Alcune materie preferisco la classe virtuale. Le professoresse riescono ad essere più concise e non ci sono i classici ragazzi che disturbano la lezione. In questo momento mi sto trovando bene anche nella classe virtuale, anche se non ci avevo mai pensato, perché comunque riesco ad avere un contatto con i miei ragazzi e sentirli vicini anche da lontano. In questo momento è molto importante. Nome. Leonardo Sampieri. Mi chiamo Nicola Toncelli. Classe. Materia. Pezza di grafico. Insegno storia dell'arte. Se la cavano meglio gli studenti o gli insegnanti con la tecnologia? Dipende molto da persona a persona, ma sono molto più avvantaggiati gli studenti. Per quanto riguarda la tecnologia, sicuramente i ragazzi sono molto più avanti rispetto agli insegnanti, ma ci sono anche tanti insegnanti che in ogni caso se la cavano egregiamente. Riesci a copiare durante un compito digitale? E tu, docente, riesci ad accorgertene? È molto più facile copiare che durante le lezioni. Se qualcuno copia un compito, sicuramente me ne accorgo, sia in classe sia anche dietro uno schermo. Nome. Federico. Ovidio Devo Mudarme. Classe, materia. Sono al quinto anno di un istituto tecnico economico indirizzo turistico. Insegno geografia all'indirizzo turismo dell'Istituto Tecnico Economico. Hai imparato qualcosa di nuovo con la didattica a distanza? Sicuramente ho imparato l'importanza e il valore del semplice atto di recarsi nella propria classe e ho anche imparato il fatto che in passato mi sbagliavo quando dicevo che non volevo andare a scuola, perché adesso io non voglio stare in casa, ma voglio andare a scuola. Ma io la vedo così. Noi docenti, insieme agli studenti, stiamo combattendo una sorta di resistenza. Noi stiamo resistendo ad un invasore che sta minacciando un diritto fondamentale del nostro vivere civile, cioè il diritto all'istruzione. Ecco, la didattica a distanza è la nostra arma in questa resistenza e direi che sta funzionando. Esprimi un desiderio e per questa volta dillo a voce alta. Desiderio banale ma essenziale, semplicemente che tutto questo finisca il più presto possibile,
in modo tale da permettermi e da permettere a ogni studente di realizzare i propri obiettivi e di andare avanti con i propri studi. Ma il mio desiderio è il desiderio di un docente che ama il proprio lavoro. Desidero tornare in classe e respirare quel clima di interazione con gli studenti che poi è diverso di classe in classe. Ecco, la didattica a distanza questo non te lo può dare. Di qualcosa al tuo insegnante o studente in previsione del rientro a scuola. Distanti ma uniti. Distanti ma uniti. Distanti ma uniti. Distanti ma uniti.